John Borno, ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti al pagellone della Juventus della stagione 2021-2022. Prima di iniziare, come sempre, se non l'avete già fatto, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare tantissimi mi piace qui sotto, ricordandovi che è già uscito il pagellone del Napoli, mentre sono già usciti i l'Odiano e lo Sbologni, cioè tenere o sbolognare di Napoli e Juventus. Quindi mi raccomando, recuperateveli. Vi ricordo che martedì partirà il mercato che farei di ogni squadra della Serie A. Iscrivetevi al canale perché insomma il 50% di chi mi segue non è iscritto, sarebbe carino che vi iscriveste. Lasciate anche tantissimi mi piace se volete anche il pagellone dell'Inter, della Roma, del Milan, della Lazio, di tutti qua pelata. Detto questo, ringrazio Toselli e soprattutto Kinoshi per avermi aiutato a stilare questo pagellone e noi partiamo subito. Szczęsny 7. È partito in sordina, sembrava fosse finito e invece si è ripreso ampiamente. Durante la stagione spesso ha salvato la faccia ai bianconeri, nonostante ad inizio anno qualcosina avesse sbagliato. Szczęsny è stato uno dei migliori della stagione della vecchia signora. Perin, 6,5. Nonostante abbia giocato appena 4 gare, ha dimostrato di poter dare una grossa mano. È senza alcun dubbio il secondo miglior portiere della Serie A e quando è dovuto scendere in campo si è sempre fatto trovare molto pronto. De Ligt, 7. Potrei dare anche 7 più, do 7 ma più o meno nel voto ci siamo. Lui in campionato gioca 30 partite ed è il pilastro della difesa della Juventus. Ha fatto un'ottima stagione, non è stato sicuramente il miglior difensore della Serie A, ne ha diversi davanti, però secondo me la sua stagione è stata assolutamente di livello, soprattutto se pensiamo che dietro ha tenuto il testimone quasi da solo. La stagione dell'olandese ha dimostrato che è pronto per il grande salto e la leadership in bianco-nero. Chiellini, 6,5. All'ultima stagione ufficiale in maglia Juventus, Chiellini ha dato una grossa mano. Ha giocato, sia chiaro, appena 20 gare, di cui 15 da titolare, per via anche dei continui problemi fisici. Però ad ogni modo, quando Giorgio Chiellini è stato presente, ha sempre fatto una grandiosa stagione. Ha dato una mano dietro, a livello di esperienza non c'è pari, e insomma credo che alla Juventus mancherà. Bonucci, 6,5. Grande stagione da parte di Leo Bonucci. Grande sotto alcuni punti di vista. Va detto comunque che anche la Juventus non è che abbia fatto una stagione ottima. Gioca 21 gare da titolare, 23 in totale. Quando serve, Allegri sa sempre su chi puntare. È odiato abbastanza dalla piazza, ma in generale è un'ottima pedina per la difesa bianconera. Rugani, 5. Pesa tanto l'errore in Champions League, ma in generale nelle partite che gioca, e diciamo che Allegri gli dà molta possibilità di mettersi in campo e di giocare, visto che alla fine colleziona 9 presenze da titolare e 11 in totale, comunque Rugani non dà mai nessuna certezza alla retroguardia bianconera, e quel che è certo è che l'anno prossimo non può, secondo me, essere confermato in una squadra che punta a vincere lo scudetto. Danilo, 7. Per troppo tempo lascia la Juventus senza di lui. E i bianconeri, la sua assenza, la sentono e come se la sentono. 22 partite giocate, 22 da titolare e praticamente sempre gioca tutti e 90 i minuti. Danilo è impossibile da sostituire. Gioca ovunque, da difensore centrale, da terzino destro, da terzino sinistro, addirittura da centrocampista. Ma dovunque lo mette Allegri, lui sta e lo fa egregiamente. Se si pensa al primo Danilo, insomma, stiamo parlando di tutt'altro giocatore, eh? E quest'anno la stagione è stata buona. Alexandro, 4,5. Forse è stata la stagione in cui si è ufficialmente capito che Alexandro è questo. Non quello di prima, ma questo. Gioca solamente 16 partite da titolare, 27 totali, ma non gioca praticamente mai per tutti e 90 i minuti, perché Alexandro non è più il titolare della Juventus. Si fa togliere il posto addirittura da Luca Pellegrini, che ne gioca appena una in meno di lui e ne parliamo tra poco. In ogni caso, quando gioca fa quasi sempre danni e, tranne qualche situazione paradossale, non è mai decisivo se non in negativo. Cuadrado, 7,5.
tra i migliori della stagione della Juventus. Gioca 33 partite su 37, di cui 28 da titolare, e c'è sempre quando è importante. Fa 4 gol e 4 assist, è quindi fondamentale anche in fase realizzativa, oltre che in fase difensiva. Cuadrado, nonostante l'età non aiuti più, avendo appunto 33 anni, si è rigenerato da terzino destro, e in questo momento in una Juventus che deve rivoluzionare, lui è l'ultimo tassello da cambiare. Infatti, la Juventus non lo cambierà, giustamente. De Sciglio, 6 più. Beh, tutto sommato devo dire che i bianconeri dovrebbero rivedersi nel giudicare male De Sciglio. Fa 20 partite di cui 13 da titolare, segna un gol, quello contro la Roma del 4-3, mannaggia a lui, e 2 assist. Al di là di ciò, De Sciglio fa una buona stagione per essere Mattia De Sciglio. Vanno sempre centellinati i giocatori e va sempre compreso di quale profilo stiamo parlando. A lui non gli si chiedeva nulla, eppure 13 partite da titolare le ha fatte e gli errori ne ha fatti davvero pochi. Luca Pellegrini, 6 più. Era in rampa di lancio. Diciamo anche che Allegri non sente mai di dargli la fiducia totale e alla fine comunque gioca da titolare 15 partite. Delle volte lo toglie, assolutamente sì, delle altre lo mette a partita in corso. Luca Pellegrini in fase realizzativa non si fa mai vedere. Fa 0 gol e un assist, ma non dimentichiamoci che ha 23 anni e insomma, se la Juventus decidesse di puntarci seriamente, probabilmente avrebbe in casa il futuro titolare a sinistra della nazionale italiana. Per quanto riguarda questa stagione, è un 6 più che tutto sommato si merita, perché a partire da panchinaro giovane di prospettiva e avendo preso per lunga parte il posto da titolare di Alessandro, insomma, è un voto che si merita. Almeno la sufficienza, ma poco più. Artur, 5,5. Non è un caso se a fine anno andrà via. Forse sono troppo cattivo con un giocatore di questo tipo, che a me davvero piace tanto tanto tanto. Però va detto ad ogni modo che Artur quest'anno non ha mai fatto una verticalizzazione, non ha mai provato nemmeno a dare un pallone in avanti interessante. Ha sempre giocato in orizzontale, limitando il gioco dei bianconeri. È un peccato, perché un giocatore di questo tipo poteva diventare uno dei più forti al mondo. Probabilmente lo diventerà da un'altra parte. Alla Juventus ha fatto il suo tempo e le 11 partite giocate che lo rendono il meno presente tra quelli che sono rimasti per tutto l'anno, e addirittura peggio di lui ha fatto solamente Chiesa, ci fanno capire quanto poco abbia puntato su di lui mister Allegri. Bentancur, 6. Anche per lui la stagione non è stata pienamente ottimale, direi appena sufficiente. Gioca 13 partite da titolare, 19 in totale. La stagione non è buona. Fa 0 gol e un assist per quanto riguarda la fase realizzativa, ma non è questo che deve fare lui. Si dimostra forse un giocatore mediocre, uno di quelli che alla Juventus non fa fare il salto di qualità. E credo anche in questo caso che il posto da titolare l'anno prossimo lo vedrà col binocolo. McKennie, 6,5. Beh, in realtà questa è una media tra il girone d'andata pazzesco e il girone di ritorno fatto tra infortuni e poche presenze. Parte bene, fa anche 3 gol tra le altre cose. Alla fine gioca 20 partite di cui solo 15 da titolari, quindi anche meno della metà. E questo ci fa capire anche quanto a centrocampo Allegri non abbia mai trovato la quadra, avendoli cambiati tutti più o meno nei posti da titolare. McKennie dà una mano e per me nel gioco di Allegri è assolutamente fondamentale. Infatti si fa vedere negli inserimenti, si fa vedere palla al piede, è interessante. Però va detto comunque che se lui doveva essere il nuovo Vidal, è molto lontano dall'essere anche il Vidal di adesso. No, il Vidal di adesso no, dai, non siamo capi. Però Rabiot, 6,5. Grande sorpresa secondo me per quanto riguarda Adrien Rabiot. Certamente non può essere il titolare di questa Juventus, però ha 27 anni e in una situazione in cui Rabiot sembrava alla porta, Allegri lo reinventa esterno di centrocampo che vada a centrarsi. Alla fine fa 31 partite di cui 27 da titolare. Sì, effettivamente non è che faccia granché, non segna mai e fa segnare appena 2 volte, ma la Juventus quest'anno è una squadra che relativamente rispetto degli altri anni segna anche meno. Fatto sta che Rabiot secondo me ha fatto una buona stagione per i suoi canoni e quindi si prende più che la sufficienza. Locatelli, 7. Tra i più presenti del centrocampo juventino, 22 da titolare e in totale ne gioca 30. Di base Locatelli, anche lui, è stato un po' rallentato dagli infortuni e il suo girone di ritorno è stato verso il basso, l'ha giocato al ribasso, però almeno lui fa 3 gol e 3 assist e soprattutto a centrocampo da una mano. Io credo che se dovesse venire affiancato, come si dice, da Pogba, da Milinkovic, Savic, da centrocampisti comunque di livello, Locatelli sarebbe perfetto per fare il titolare in questo centrocampo bianconero.
Miretti, sei politico. Insomma, dai, non gioca praticamente mai. Viene lanciato nelle ultime giornate e gioca praticamente quanto? Ha fatto 3 presenze? Ma sì, 3 da titolare, 5 in totale, gioca davvero poco. Però credo che il 6 se lo meriti giusto per un segnale, un 6 politico, un 6 di incoraggiamento. Perché il prossimo anno, se Allegri è intelligente e se lo lancia veramente bene, potrebbe diventare un buon calciatore. Zaccaria, 6 e mezzo. Arriva a gennaio e si dimostra subito fondamentale per i bianconeri. Gioca solamente 6 partite da titolare e 9 in totale. Gioca molto poco da titolare, questo è vero, ma perché si infortuna. Quando parte fa subito benissimo, fa un gol e un assist nelle prime partite, ma soprattutto in mediana regge da solo il centrocampo bianconero. Quando gli juventini lo vedono in campo per la prima volta dicono: ha risolto tutti i nostri problemi. Poi però si fa male. Sicuramente verrà confermato, però più di 6 e mezzo per il girone di ritorno, che tra l'altro ha fatto appunto solo e appena 6 partite da titolare, non lo do. Bernardeschi, 6 più. Ho visto molti juventini felici del suo non rinnovo. Posso dirvi che sì, non è quel giocatore che fa fare il salto di qualità, vi basti guardare i dati, un gol e 3 assist, ha giocato comunque 15 partite da titolare, 27 in totale, quindi spesso è entrato dalla panchina, ha fatto molto bene per quanto riguarda il minutaggio, meno bene per quanto riguarda le partite in campo, ed è tornato ad essere quel giocatore che avevamo visto prima dell'Europeo, quindi un giocatore che difficilmente rischia la giocata, che gioca a testa bassa, che non fa mai la differenza, e tutte queste cose sono vere. Dall'altra parte però mi sento anche di dire che Bernardeschi, secondo me, fa una stagione appena più che sufficiente. Non gli si chiedeva moltissimo e lui comunque il suo lo fa. Dybala, 6 e mezzo. L'anno in cui Dybala va via lasciando i bianconeri ha giocato abbastanza, 25 partite da titolare, va in doppia cifra facendo 10 gol e 5 assist, 28 partite totali, lascia tra le lacrime in una stagione in cui Dybala, come sempre però, viene infastidito continuamente dagli infortuni fisici, dai problemi di natura fisica che lo bloccano e lo costringono ai box per diverse gare. Paolo Dybala, tutto sommato, ha fatto un'ottima annata. Il 6 e mezzo se lo merita, ma non possiamo dire che ha trascinato lui la Juventus in Champions League. Chiesa, 7. Tra quelli di quest'anno è quello che gioca di meno tra quelli che c'erano tutto l'anno, appena 11 partite. In 11 partite fa 2 gol e 2 assist, ma soprattutto trascina la Juventus. Poi purtroppo si fa il crociato ed è costretto a rimanere fuori per tutto l'anno. La sua stagione finisce dopo veramente appena 15 partite giocate nelle prime 15. Ne gioca 14, vi dicevo, e solamente 3 volte entra dalla panchina. Davvero peccato per un giocatore che quest'anno poteva far sognare molto di più i tifosi juventini. Comunque lui, quando c'è stato, ha fatto sempre la differenza. Morata, 6 e mezzo. Il punto nevralgico della squadra di Allegri, della Juventus di quest'anno. Fa 26 partite da titolare e ne gioca 35 in totale, quindi molte volte, ovviamente, non gioca nei 90 minuti entrando appunto in corso. Fa 9 gol e 4 assist, quindi anche questo, tutto sommato, lo rende un ottimo calciatore nella Juventus di Allegri. Un po' poco forse però non essere arrivati nemmeno in doppia cifra, soprattutto dopo che per 6 mesi è stato l'attaccante titolare unico della Juventus. 6 e mezzo se lo merita, ma probabilmente non si è meritato il riscatto. Ken, 5 e mezzo. Il problema di Ken è che si porta appresso l'etichetta di sostituto di Cristiano Ronaldo. Infatti viene preso numericamente per sostituire Ronaldo dopo la sua partenza in quel di agosto. Alla fine gioca 31 partite, pensate, ma solamente 11 da titolare. Vuol dire che in questa stagione lui 20 volte è entrato dalla panchina. Ha fatto 5 gol e 2 assist, un po' poco per quello che doveva realmente essere il sostituto di Cristiano Ronaldo. Basti pensare che Vlahovic, che è arrivato da gennaio, ha fatto più partite da titolare di Ken, che invece ha fatto tutto l'anno alla Juventus. Probabilmente non verrà riscattato e la stagione è stata insufficiente. Caio Jorge, 5. Mi dispiace, in realtà si meriterebbe senza voto, lo so. Però Caio Jorge poteva fare molto molto meglio. Ha giocato 0 volte da titolare, 9 volte a partita in corso, ma quando è entrato non ha mai realmente fatto pensare che potesse fare la differenza per la Juventus. Ma aspettavo molto da Caio Jorge, e forse il 5 rispetto che il senza voto è un po' cattivo. Però devo fare delle scelte e questa è la mia scelta. Vlahovic, 7 e mezzo.
Che vi piaccia o no, Dusan Vlahovic, arrivando a gennaio, ha fatto 12 partite da titolare, nelle quali ha fatto 7 gol e un assist. 7 gol lo rendono, pensate, il terzo miglior marcatore di stagione dopo Dybala e dopo Morata, nonostante abbia giocato molto meno. Come vi dicevo, Vlahovic ne ha giocate 12, mentre Morata, ad esempio, ne ha giocate 26 da titolare e Dybala ne ha giocate 25. Quindi Vlahovic è stato realmente il trascinatore di questa Juventus e si merita 7,5. Chissà se fosse arrivato direttamente in estate, come sarebbe andata la stagione bianconera. E Massimiliano Allegri, 6. Vi do questa grande chicca, sorpresa, qualcuno non sarà d'accordo, ma come 6? Gli do 6. Gli do 6 perché tutto sommato Massimiliano Allegri ha preso la stessa squadra che aveva lo scorso anno la Juventus di Pirlo, senza però Cristiano Ronaldo e con un Ken in più. E questa squadra l'ha portata in Champions League, quindi raggiungendo quello che lo scorso anno aveva fatto Pirlo, ma con 4 giornate d'anticipo e non a 5 minuti dalla fine come fatto appunto dall'ex allenatore bianconero. Tra l'altro va detto pure che lo scorso anno Pirlo aveva anche Chiesa oltre che Cristiano Ronaldo, mentre quest'anno Allegri non ha avuto né Chiesa e né Ronaldo, dovendo giocare spesso con Ken o Morata davanti e con Rabiot al posto di Chiesa, o magari Bernardeschi con gli inserimenti di De Sciglio, Rugani e tanti giocatori che lo scorso anno non vedevano il campo nemmeno con il binocolo, e se ci fossero stati non l'avrebbero visto comunque. E questo, ragazzi, era il pagellone della Juventus 2021-2022. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, fatemi sapere su cosa siete d'accordo e su cosa no. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito, se non l'avete già fatto, ad iscrivervi al canale. Buon shalala, Lene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.